Blogosfera Style and Fashion a PT Uomo 75, siamo nello stand di Brooksfield in compagnia del dottor Guido Andrea Monasterolo, presidente del gruppo Mistral. Ciao Guido, bentornato su Blogosfere. Ciao, grazie. Guido, ci puoi raccontare un po' quelli che sono i mood, i trend di Brooksfield per il prossimo autunno-inverno 2009-2010? Beh, come sempre, prima di tutto il colore. Brooksfield ama il colore, ama il sole, ama la natura, per cui lavoriamo sui colori del tramonto, i viola, i turchesi, i lilla, i colori dei fiori, il verde dei prati. E poi ci ispiriamo agli anni 80, gli anni che sono stati personalmente della mia giovinezza e felicità, e credo che col grande ottimismo che da sempre ci contraddistingue come azienda, come voglia di fare, potremmo trasferire un po' di questo sulla nuova collezione. Guido, possiamo chiederti una tua opinione su questa edizione del PT Uomo? Ma guarda, come sempre una grandissima manifestazione. C'è un po' di timore purtroppo da parte degli operatori, si respira un'aria di paura mista a una decrescente volontà di fare. Però sai, noi siamo un'azienda che esiste ormai da quasi 40 anni, è un'azienda privata, è abituata a lavorare da sola con il supporto della proprietà e di tutti i dipendenti che lavorano dentro. Noi abbiamo dei dipendenti che lavorano da noi da quando è nata l'azienda e questo ci dà una forza incredibile. Noi confidiamo che il prossimo anno sarà migliore di quello passato e peggiore di quello futuro. Perciò reputi che tradizione, qualità dell'eccellenza italiana e innovazione possono essere delle risposte alla crisi? Assolutamente sì. Noi dobbiamo convincerci che il prezzo è sì determinante, ma il prezzo deve essere superato un po' dall'emozione dell'acquisto. È meglio comprare un singolo capo piuttosto che 5 brutti, meglio un singolo capo che dia emozione nel vestirlo. Per noi è fondamentale questo. Sai, noi facciamo molto abbigliamento da uomo, l'uomo è un pochino più sordo a questo tipo di cosa, la donna è molto più evoluta, la donna sceglie il capo perché è bello, perché la fa bella e perché la fa sentire bene. Il prezzo è relativo, tra virgolette, chiaramente, però è relativo. L'uomo purtroppo continua a comprare abbigliamento quando ne ha bisogno, invece è bello, è come andare a fare una bella cena o una bella passeggiata romantica su una spiaggia. Grazie Guido e a presto. Grazie, ciao, a presto.